chiesta come mai sei qui stasera? Per accompagnare Michela, perché deve prendere un premio e allora l'ho accompagnata. Quindi allora è vera la storia che voi due siete... Certo, no? Certo, sì, è vera. E tra poco ci sarà il film dei Cesaroni, giusto? Così si dice, non si sa. Io sono inizio la terza serie adesso, lunedì, iniziamo a girare la terza serie. E mete vacanziere? Nessuna, perché si lavora. Finora nessuna. Per ora niente, per ora lavoro e poi vedremo. Ma ce lo puoi dire com'è nato questo amore tra te e Michela? Come nascono tutti gli amori tra ragazzi, insomma. Dove l'hai conosciuta? Tramite amici in comune. Sì, proprio in tranquillità. Ed è stato un colpo di fulmine oppure? Sì, per me sì. E per lei? Credo anche per lei. È nato, guarda, ci siamo conosciuti tramite due amici comuni, quindi proprio tranquillamente. È stato amore a prima vista oppure ci hai messo un po' di tempo? Quasi a prima vista. Mi piace perché è una persona semplice. Il difettuccio un po' più fastidioso? È disordinato. Mete vacanziere quest'estate? Non so neanche se avrà delle vacanze, però non lo so ancora. Con Matteo. E dove vorresti andare? Dove ti piacerebbe andare? Ma guarda, non lo so, non ho idea. Un posto lontano. Lontano comunque dall'Italia. Mi piacerebbe andare in America. Mi piace molto l'America. Senti, invece adesso nuovi progetti, altri film? Beh sì, ho ricevuto delle proposte e adesso valutiamo. Ma ti saresti mai aspettato questo futuro così florido come attrice? Beh no, uno si aspetta sempre il peggio, soprattutto io sono una pessimista. Così almeno se va bene uno è contento, invece se uno si aspetta sempre alto rimane deluso, no? Quindi meglio così. Devo dirti la verità, non mi ha cambiata la vita, assolutamente. Io faccio le stesse cose di prima e sono felice così. Ciao Gossip News. Un saluto a Gossip News.